Buongiorno ragazzi, eccoci in un nuovo video. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere mi piace ed attivare la campanella. Oggi parliamo di schiuma poliuretanica. Ok, a questo punto andiamo a iniettare la nostra schiuma, quindi penetriamo all'interno del foro con il nostro erogatore e premiamo, quindi questo si prende con due dita o con un dito, diciamo, dipende dalla comodità, e viene premuto ed esce la schiuma. Una volta quindi iniettata, aspettiamo che espanda. Ok, fatto ciò, per poter riutilizzare quindi l'erogatore, molto importante è in questo caso vertica, quindi con la valvola sopra la bomboletta, premere per far uscire del gas senza far uscire la, quindi così che il gas pulisca all'interno del tubo. Se vi scordate, diciamo, questa operazione, quando la schiuma poi sarà asciutta andrà a otturare la valvola e il tubo. Eventualmente, se fatta uscire il gas e pulito l'erogatore, comunque vi accorgete che si è lo stesso ostruito con qualcosa di fino, quindi un ferro più fino del tubo, lo fate passare all'interno dell'erogatore, che questo naturalmente una volta si svita. Il tubo, questo tubo può essere si separano in questo caso, e se all'interno quindi del tubo rimane ostruito con un ferro, potete inserirlo all'interno e spingere, diciamo, la schiuma asciutta fino all'esterno per liberare il tubo, così come potete eseguirlo sull'erogatore. Per quanto riguarda la valvola, vi consiglio in questo caso, se si ostruisce, colarci un po' di acetone, così che scioglie la schiuma che eventualmente si incrosta all'interno della valvola, e con qualcosa, un chiodo, un pezzo di ferro fino, puoi andare leggermente a pulire senza rompere la valvola e potete riutilizzarla tranquillamente. Che, come dicevamo, l'acetone scioglie il poliuretano. Fatto ciò, quindi una volta che il poliuretano si è espanso e ha sigillato l'intercapedine, in questo caso il foro attorno al tubo, può essere tagliato con un coltello o una lama affilata, una volta, naturalmente ricordo, una volta asciutto, per poter elevare gli eventuali eccessi di schiuma che nel frattempo si sono venuti a creare. Vi consiglio, se poi dovete in questo caso intonacare la parete, di lasciare, come potete vedere, un paio di centimetri dal bordo del muro, così che potete a quel punto andare a
a mettere la malta degli intonaci, quindi a tenere la schiuma all'interno naturalmente. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e lasciate un like. Per qualsiasi domanda, lasciate un commento.